Lo so, sono sparito da un po' per quanto riguarda i vlog, perché le situazioni sono un po' cambiate dopo l'uscita di Malamuri, tante cose non me le aspettavo e quindi ci è voluto un attimo per riorganizzare tutta la situazione nella mia testa, capire adesso qual è la direzione, tutto quanto, e riprogettare diciamo il nostro percorso futuro. Adesso mi sono sentito di fare questo video perché era giusto che io dicessi qualcosa, dicessi anche un po' la mia dopo giorno 28 novembre e tutte le altre proiezioni che sono venute dopo il 28, quindi tutte le proiezioni di Malamuri che abbiamo fatto fino adesso. Innanzitutto, da regista che ha fatto il film, vi dico grazie, perché se abbiamo raggiunto questo grandissimo traguardo gigantesco, non solo per noi in prima persona, perché per noi è sempre relativo, perché noi andiamo sempre in questa strada, quindi è un traguardo più o meno normale, è normale che doveva succedere prima o poi, ma quanto proprio a livello storico di quello che si è raggiunto nella nostra zona, nella nostra provincia, cioè dei ragazzi di 25-26 anni che fanno un film da zero con un budget di 900 euro, realizzare un lungometraggio di 90 minuti che poi va in sala e fa, diciamo, i numeri che avete visto, è una grandissima cosa. A livello storico sarà una cosa che rimarrà sempre, che se ne parlerà anche in futuro, però non sarà l'unica, perché appunto, come ho detto prima, noi continuiamo ed è questa la cosa che per noi conta di più, non tanto quello che abbiamo fatto lì, ma tanto quanto faremo in futuro, perché Malamuri è stato sì il nostro primo lungometraggio, la nostra opera prima, assolutamente sì, è stata la nostra opera prima, ma opera prima sempre secondo le possibilità attuali della nostra piccola casa di produzione. Io ho avuto ospite qui in una puntata del programma che ho realizzato per Antenna del Mediterraneo, Tre Uomini e una Radio, Antonio Alveario. Antonio Alveario è stato, tra le tante cose che ha fatto, è stato uno degli attori del film La Mafia Uccide Solo d'Estate, opera prima di PIF. Ora, fate le dovute proporzioni: opera prima di PIF, opera prima di 23esima Strada Film, casa di produzione cinematografica indipendente. Quando un'opera prima viene valutata, deve essere valutata secondo tantissimi criteri, tantissime cose, tantissimi fattori che fanno poi sì che il progetto finito abbia appunto la sua concretezza, no? Per me, tutto sommato, da regista e anche da spettatore, perché io sono il primo spettatore dei miei film, sono il primo spettatore delle cose che faccio, delle cose che realizzo. Se voi vedete un difetto, io ne vedo 7 milioni di difetti, quindi sono abbastanza autocritico e so dove devo migliorare e so perché devo migliorare quelle determinate cose, che è importantissimo. Uno dice: ah, devi migliorare. No, perché devi migliorare? Io lo so il perché, magari determinate cose che ancora non ho, determinate situazioni che ancora non sono venute a creare, attrezzatura, budget e tutto quanto. Per me Malamuri, per le condizioni in cui è stato girato, è fantastico. Cioè, per me un film fatto da tre persone con 900 euro e vedere poi nelle proiezioni che abbiamo fatto accendersi le luci dopo i titoli di coda e gente di 50, di 30, di 60, di 70 anni uscire con le lacrime agli occhi, è una vittoria. Tutto il resto non mi interessa niente. Se si vede la maglietta in una maniera, se si vede, non me ne frega un cavolo, perché non è il mio obiettivo in questo momento. Io non avevo uno scenografo, non avevo una costumista, non avevo una truccatrice, perché ovviamente non c'era il budget. La gente, quando sente parlare di soldi, comincia a fare i soldi, ma i soldi sono tranquillamente il mezzo con la quale la nostra società si muove, quindi perché ogni volta che si parla di soldi si storce il naso? I soldi sono un mezzo, semplicissimo. Se non ci sono i soldi, tante cose non si possono fare, e tante persone di qui non hanno creduto in noi prima della realizzazione del film, mentre dopo, quando c'è stata la proiezione, quando noi abbiamo fatto tutto con le nostre forze, dopo tutti quanti volevano aiutarci, fare e dire. Ma il discorso è proprio questo: è facile parlare dopo, ma quanti ragazzi della nostra età in questo preciso momento storico, invece di realizzare un progetto nella nostra zona, nella nostra provincia, sono in giro a fare nulla, come
quando noi facevamo le riprese di Malamuri in piena estate, quelli della nostra età erano a mare, noi invece eravamo in giro per i posti di qui a stare sotto il sole, a romperci la testa e le braccia per fare il film. Non mi interessa, cioè, non mi interessa discutere, non mi interessa giustificarmi, perché per me non ci sono difetti. Tutte le persone che mi hanno nominato i difetti, per me sono cose che se avessi avuto più soldi non ci sarebbero state. Quindi per me è una vittoria Malamuri, è un film che è venuto bene e poteva venire meglio, assolutamente. Avendo più soldi io rispondo, perché per me è solo un fattore economico, perché quando ho più soldi posso pagare figure professionali magari che colmano le nostre lacune. Che poi di questo si trattava, il fatto di essere stati in pochi e di avere avuto poco tempo, perché comunque un set al giorno ti costa e non lo puoi mantenere per tutto tempo, neanche a dire tipo ci spendi più tempo e viene meglio, no, non è assolutamente così, perché ogni cosa che ha a che fare con un budget ha sempre un limite, non c'è che tu ti prendi 3 anni per realizzare un film quando ti devi mantenere da solo, devi mantenere la struttura e anche il progetto, quindi ci sono tutti questi fattori. Per me abbiamo fatto del nostro meglio, quindi se io confronto il mio film con la mia opera prima, con la opera prima di una persona che ha ricevuto dei finanziamenti a lavare, sono più che soddisfatto, perché in 3 persone siamo riusciti a fare quello che fa una troupe di 50, di 100 persone, non so, ma neanche so immaginare quante persone ci possono essere in una troupe con i soldi. Quindi grazie a quelle pochissime persone che hanno creduto in noi e hanno permesso che Malamuri sia stato fatto al meglio delle nostre possibilità, e hanno permesso che questo film abbia una dignità sua, che a prescindere dalla cosa tecnica, che è puramente una questione economica, che per me non c'è nessun problema a dire, a parlare di soldi, a parlare di cose, perché il mondo gira così. A livello di cuore, di anima, di quello che abbiamo realizzato, prende la sua esistenza, il suo spazio nell'universo del cinema indipendente, e questa cosa è spettacolare. L'altro giorno mi sono sentito con un regista che lavora a Cinecittà, che ha visto il film e mi ha detto: il tuo film è diretto, emozionante, senza troppi fronzoli, come piace a me. Non ha detto nient'altro, non ha nominato difetti, orologi, camurrie. Perché? Perché lui ha visto il film per come si vede un film, immerso nella storia. Chi ha guardato i difetti forse neanche l'ha guardato il film. Quindi a me interessa che chi guarda il film, proprio lo guarda, si immerge dentro la storia, il mondo di Malamuri, riceva qualcosa. Basta. Quindi per me vedere gente che usciva con le lacrime agli occhi è una vittoria gigantesca. Poi per quelle persone a cui è piaciuto, a prescindere da tutto, grazie anche a chi non è piaciuto, perché magari chi non piace il genere, chi non piace come l'abbiamo fatto, ci sono 1000 motivi per cui può essere piaciuto e per cui non può essere piaciuto, e io accetto tutto. Invece per tutti quelli a cui è piaciuto, voglio annunciare che a breve, non so ancora quanto passerà, comunque a brevissimo, saranno disponibili i DVD, quindi tra poco chi vuole una copia per sé, per tenerla a casa, lo potrà avere. Mentre un altro annuncio che voglio fare, questo annuncio è più per quelli del mio settore, che magari i registi indipendenti che non trovano sbocco, che non sanno come far uscire i propri film, abbiamo appena diciamo lanciato la nostra casa di distribuzione, che si occuperà appunto di distribuire i film indipendenti d'autore. Quindi chiunque avesse un film nel cassetto o comunque stia realizzando un film e non sappia bene poi come distribuirlo, abbiamo appunto aperto la pagina Road to Mars Distribution, e in questa pagina praticamente scriveteci, mandateci via email tutte le informazioni riguardanti questo film, e poi ci occuperemo noi, se il film è valido, a portarlo in giro. Vi ringraziamo veramente, io vi ringrazio a nome della nostra casa di produzione, vi ringrazio a nome mio personale, perché Malamuri è un grandissimo traguardo. Io in questo momento non so neanche se ho parlato bene, perché sto facendo questo video di getto, perché sapevo di doverlo fare, però il film per me è fantastico. Anzi, colgo l'occasione per dire che siamo in progettazione di un secondo film, e in questo secondo film vogliamo appunto alzare il livello e andare a colmare le lacune che abbiamo avuto con Malamuri. Ma adesso è possibile farlo, perché dopo che abbiamo fatto Malamuri tutti quanti vogliono fare cinema, vogliono fare gli attori, vogliono fare i tecnici. Prima, quando lanciavamo i nostri
stupendi annunci su Facebook o comunque in giro, nessuno rispondeva. Vedremo il vostro impegno adesso, l'impegno di quelli che ci hanno chiesto, vogliono entrare nella squadra, quanto aumenterà il valore della nostra casa di produzione e quanto noi saremo cresciuti grazie anche alla realizzazione di Malamuri. E vedremo anche se ci saranno adesso più aziende, più partner, più sponsor che ci vorranno supportare. Faremo di meglio avendo qualche cosa di soldi in più. Grazie a tutti, ciao!